per la serie Cosa dicono di noi? Oggi abbiamo qui in anteprima mondiale la lettura di una meravigliosa poesia che si chiama Ode alla poltrona del dentista ed è magistralmente interpretata dalla signora Anna Maria Volpini, che ne è anche l'autrice. Prego. Grazie. Ode alla poltrona del dentista. Ti amo, ti odio. Questi sentimenti mi pulsano nel petto quando mi sdraio sulla tua morbida imbottitura simil pelle violetta, in tono con gli eleganti arredi come un salotto per il tè delle cinque. Ti amo perché rilassato il mio corpo ci si adagia, cullato dal pensiero che la mia bocca risplenderà di un sorriso più tenero, maliardo, affascinante, bianco, sicuro. Ti odio quando quella mano si avvicina, decisa, determinata, e impugnati gli strumenti necessari, guarisce, competente, quel povero dente cariato. Odiata e amata poltrona di simil pelle viola, ti prego, trasmettimi colorati pensieri, scaccia la mia paura, liberami con la magica polverina del coraggio dall'ansia che mi assale. Dopo il gioco delle emozioni in chiaroscuro, un messaggio di luce. Affidarti al dentista con fiducia riduce ogni futura pena. La maggior parte di noi ha spesso paura. La verità è questa. Solo un professionista onesto e preparato farà risplendere il nostro sorriso. Grande Anna Maria, grandissima interpretazione. Grazie, grazie a te, grazie a te. Hai rispecchiato veramente tutti i punti fondamentali, quindi bene, bisogna avere fiducia e bisogna venire dal dentista con entusiasmo. Naturalmente, senza paura, senza ansia. Grande, okay, grande. Okay. Un bacio a tutti, alla prossima. Alla prossima.